Eccoci qua, Christian di Playlover. Christian sono io, Playlover Academy è l'azienda che aiuta uomini e ragazzi a migliorare nell'ambito sentimentale, ossia relazioni uomo-donna. Sì, so che può sembrarti strano, però abbiamo introdotto questo concetto in Italia, si può migliorare nelle conoscenze uomo-donna. Sì, perché se sai cosa dire, che argomenti trattare, come creare una conversazione, come comunicare al meglio, ad esempio una conoscenza così a freddo di una perfetta sconosciuta in strada, in libreria, in discoteca, ti riesce meglio se sai come fare. So che nessuno ti ha mai insegnato e che ti ha detto che si può imparare a padroneggiare questo tipo di materia, però ti garantiamo che è possibile, ok? Oggi parliamo di come riconoscere una ragazza con la quale c'è feeling. Come riconoscere una ragazza con la quale c'è feeling. Allora, partiamo da una verità. Verità. Io sono sempre per le verità brutte, molte volte anche vengo insultato perché dico le verità, ma ragazzi, cioè che senso ha che vi prenda in giro e che stiamo qua a raccontarci? Ci diciamo la verità, guadagniamo tutti del tempo, fine della storia, ok? Con la maggior parte delle ragazze, quindi ascoltate bene perché poi no, ma Playlover tenta di vendere i corsi perché comunque deve fatturare. No, allora ti spiego. Con la maggior parte delle ragazze non ci sarà feeling, ok? Per il semplice fatto che gli insuccessi saranno sempre di più dei successi, anche se hai fatto 100 corsi con Playlover Academy. Te lo ripeto anche per gli hater perché hanno tutto quanto il cervello completamente imbevuto di urina calda. Con la maggior parte delle ragazze non ci sarà feeling, perché non tutti possono andare bene con tutti, altrimenti ci sarebbero non so quante famiglie, non so quanti figli, eccetera, eccetera. Non è possibile, ragazzi, non si può. Quindi con la maggior parte delle ragazze, con la maggior parte delle ragazze non ci sarà feeling. Quindi ragazzi, è assolutamente fondamentale, direi importante, imparare a riconoscere quelle donne con le quali c'è feeling e distinguere da quelle con le quali il feeling non c'è, perché se non c'è feeling, cosa vuoi che stiamo qua a fare? Cioè, sì, vabbè, magari so che te la tieni perché hai solo quella, però boh. E vi posso garantire che c'è gente che addirittura si sposa e fa figli perché ha solo quella, va bene così, però questa non si chiama vita che voglio, si chiama vita che mi tocca fare. Scusate se sono brutale ancora una volta, dico la verità, se non vi va bene che dica la verità scrivete tra i commenti, poi non mi interessa, lo dico lo stesso. E quindi abbiamo detto che noi non vogliamo sprecare tempo, quindi come facciamo a riconoscere una ragazza con la quale c'è feeling? Adesso te lo dico. Quindi da cosa deriva il feeling? Da cosa nasce il feeling? Uno, comunicazione fluida e profonda, ok? Io dico sempre che lo stesso livello di comunicazione non ci può assolutamente essere tra tutte le persone. Faccio anche un esempio su di me. Da un po' di tempo a questa parte mi sto scrivendo con una ragazza che si chiama Nicole. Lei so che ci tiene al fatto che dica il suo nome, però perché altrimenti dice ok, va, potrebbe essere chiunque. No, è Nicole. E vi posso garantire che le chat che abbiamo noi due, a parte che è tostissima, è una delle più toste che abbia mai trovato, forse è più tosta. Però quando diciamo il tutto prende slancio, cioè è una cosa, è come fosse un fiume, un torrente che proprio scorre, ok, va, ma senza bisogno di, come dire, di strategie, di cose, di tecniche e quant'altro, cioè è proprio un modo di esprimersi che si aggancia in maniera spontanea e naturale ad un altro modo di esprimersi e non si può ricreare con tutte le persone, anche se tu hai frequentato tutti i corsi possibili di Playlover, tutte le consulenze, tutti i trainer, tutti i videocorsi, hai visto tutti i video, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non è possibile, ok? Sì, chiaro, migliorerai la tua comunicazione e quindi anziché avere
una opportunità all'anno, magari ne hai 10, sono contento per te, significa che abbiamo apportato del valore nella tua vita, però il feeling non ci può essere con qualsiasi donna, bensì sarà abbastanza raro trovare questo ingrediente, ma è altresì vero che nel momento in cui tu migliori la tua comunicazione, via via scoprirai che questo tipo di condizione aumenta leggermente, ok? Non ti aspettare 20 ragazze all'anno con le quali ci sarà feeling, non è possibile, togliti dalla testa. Ti posso dire una all'anno, due, ecco, due all'anno, ma veramente feeling forte, una all'anno secondo me. Due significa che sei veramente molto molto in gamba e che ti sono capitate due occasioni ghiotte, come direbbe Steve. Attrazione fisica. Attrazione fisica. Sì, anche l'attrazione fisica ha il suo perché. Perché se mi piace una ragazza dal punto di vista fisico-estetico, è più facile che io riesca a percepire del feeling. Se una ragazza non mi piace fisicamente, esteticamente, è molto difficile che io riesca a provare delle ottime sensazioni di comfort con lei. Perché? Perché non mi piace, cosa devo fare? Non riesco a mentire a me stesso. Per cui anche diciamo l'occhio vuole la sua parte, è inevitabile. Qua abbiamo parlato di qualcosa di più, diciamo, intangibile, astratto. Qui invece siamo su qualcosa di più concreto e a mio avviso il feeling nasce anche dall'attrazione fisica. Quantomeno nella mia esperienza personale ho avuto feeling con donne che mi piacevano fisicamente. Poi avevamo un'ottima comunicazione, brillante, ok? Però tutto è partito dall'attrazione fisica. La donna mi interessava dal punto di vista fisico e poi siamo arrivati a sviluppare questo tipo di sensazione. La spontaneità è prevalente. La spontaneità è prevalente. Quindi, come vi avevo detto sul primo elemento, qui possiamo anche ribadirlo, nel momento in cui si va ad instaurare una comunicazione così sinergica, così fluida, così naturale, così spontanea, l'ingrediente spontaneità è prevalente e quello strategico è minoritario e direi assente o quasi assente, perché diventa proprio un esprimersi. Lei si esprime, tu ti esprimi, lei si esprime. Ed è un qualcosa che va avanti così. Non c'è bisogno di andare a creare situazioni diverse. Va bene che il susseguirsi della conoscenza vada avanti in maniera appunto spontanea, naturale, direi proprio fluida. È fluida. E non c'è bisogno di andare a ritoccare, elaborare, eccetera, eccetera, attraverso particolari accorgimenti. Sì, è chiaro che magari devi saper, come dire, sempre comunicare al meglio, perché questo è importante. Devi sapere magari come riconoscere qualche trabocchetto, però mi sento di dire che in queste circostanze, dove c'è feeling, in maniera spontanea, appunto la strategia viene un po' meno. Mutuo arricchimento reciproco. Anche questo elemento è caratterizzante per il feeling. Quando tu chiacchieri, dialoghi, ti scrivi con una donna con la quale c'è feeling, senti che questa in qualche modo ti arricchisce, ti nutre, cioè ti dà qualcosa. Non quella cosa lì, poi magari forse ti dà anche quella cosa lì, però scherzi a parte, la ragazza ti trasmette del valore, cioè è inevitabile, ok? Come ho detto prima, io quando mi scrivo con Nicole, caspita, mi tira fuori a volte di quelle battute, di quelle cose e dico wow, cioè bello, mi colpisce, no? E per cui si sente proprio questa sorta di, non so come chiamarla, sensazione di valore superiore che ti arriva quando tu
sei a contatto con quella persona lì e ovviamente, cioè, non è che si ritrova facilmente questa condizione, è difficile, è rara. E appunto, per quanto voi possiate migliorarvi, a me fa piacere, è anche mia premura e obbligo dirvi la verità, nonostante il miglioramento non ce lo avrete con tutte le donne, perché non si possono conquistare tutte le persone, ok? So che qualcuno dice, no, ma tu puoi conquistare tutte le donne. No, non si può conquistare la totalità della popolazione femminile, garantisco. Ma addirittura c'è qualcuno che ci crede, no? Cose veramente incredibili. E però chiaramente quando siete in una condizione di questo tipo, sentite che la ragazza vi alimenta, vi nutre, vi trasmette sensazioni, valore costantemente. Valori simili. È molto più facile andare d'accordo con persone che hanno valori simili ai tuoi, ok? Perché in un qualche modo significa avere visioni analoghe, significa avere lo stesso ordine di priorità all'interno della giornata, e di conseguenza significa andare a percorrere gli stessi identici binari, magari paralleli, ok? Però non posso avere valori completamente diversi e pensare di avere del feeling, non ci può essere. Il valore io l'ho sempre definito, no? Come quel faro guida che appunto ogni giorno ti illumina la strada. Ma se il tuo valore è questo e il mio è quello, andiamo in due direzioni completamente opposte e non si può fare, no? Io ho avuto relazioni dove poi ho scoperto che avevamo dei valori completamente diversi ed era una litigata ogni ora, e quindi cosa vuoi fare? Non puoi fare assolutamente niente e la sensazione di feeling svanisce e non si può neanche in un qualche modo instaurare e rafforzare nel corso del tempo. Qui da Cristian è tutto per questa lezione.